insegnanti a scuola fuori. A posto stai io, stai io bene, e tu? Bene. Bravo, e allora siamo a posto. State bene, tutto per lui. Giusto. Guarda chi c'è! Oh, Johnny! Oh, ragazzi, facciamoci un selfie. Finalmente è finita la scuola, ora siamo liberi. Sì, infatti, finalmente avrò il tempo di guardare tutte le serie TV che voglio. Sarei libera anch'io se non fosse che i miei genitori mi hanno costretto a portare mio fratello alla festa di Federico. Ma ci saranno anche altri bambini, non penso di stia addosso tutto il tempo. Speriamo. Vabbè, ci vediamo domani. A domani. Ciao. Prego, chi manca? A me. Abbiamo, ce n'è per tutti. Prego, chi manca? Grazie. Noi altri due. Prego. Ce n'è per tutti. Prego, a chi manca? Ragazzi, facciamo solo una foto. Dai. Oh, ragazzi, anch'io, io sono la mamma. No, mamma, troppo vecchia. Ma come mai Alex sta in disparte? Non lo so, è tutto il giorno che siamo così in modo strano. Sì. Andiamo? Sì. Ehi, Alex, ma che cosa succede stasera? No, niente. Ieri notte ho fatto un sogno, era strano. C'era un tizio che... Domani vi racconto.
fatto un sogno strano. C'eravate anche voi e c'era un tizio con una felpa nera e lo inseguivamo. La cosa assurda è che ho visto lo stesso tizio l'altra sera alla festa. Per questo sono corso per inseguirlo. Ti rendi conto che è impossibile? Sarà stata solo la suggestione. Era solo un sogno. Anche a me sembra assurdo, però sono sicuro di ciò che ho visto. Era lo stesso, identico ragazzo del sogno, e qualcosa vorrà pur dire. Ma dai, non farti tutte queste paranoie. Anzi, stasera organizziamo un bel pigiama party, così ti distrai un po'. Facciamo a casa nostra, tanto i nostri genitori non ci sono questo weekend. Mi sembra un'ottima idea. Alex, Gaia mi ha mandato un messaggio, dice che non può venire perché... Che stai facendo? Vieni. Perché? Vieni e basta. Guarda. Lo vedi anche tu, guarda, non sono pazzo. È il ragazzo del sogno, è lui. Ne sei sicuro? Vorrei crederti, ma mi sembra una cosa assurda. Devo seguirlo. Ma è mezzanotte, potrebbe essere un maniaco, ma... Almeno aspettami! Ora non posso, devo prima parlare con quel ragazzo. Ah sì? E cosa hai intenzione di dirgli? O lo sapresti dirmi perché ti ho sognato? Devo chiamare Gaia. Ma se invece torniamo a casa? C'era anche lei nel sogno, ci deve essere, ci deve essere. Pronto. Non lo sai che è luna di notte, vero? Devi venire in via Matteotti, subito. Ma che succede? Ho visto il ragazzo del sogno di nuovo e io credo lo stiamo inseguendo. Tutto ciò che ho sognato si sta realizzando. Devi esserci anche tu. Se mi beccano sono morta. Ti prego, Gaia, fallo per me. Va bene, sto arrivando. Dove stai andando? È un segreto.
Se non lo dice, lo dico a mamma e papà. Allora, senti Michele, facciamo un patto. Se tu non lo dici a mamma e papà, io ti faccio uscire con me e i miei amici quando vuoi. Ok. Grazie Michele. Eccomi. Il ragazzo è appena andato lì. Io vado, se volete seguirmi. Questa luce e soprattutto dove è finito quel ragazzo? No, beh, qua la situazione si sta facendo inquietante. Ragazzi, come nel mio sogno, dobbiamo entrare. Vorrà pur dire qualcosa. Va bene, va, entriamo. Che non si apre. Ma dove vengono? Permesso, scusate, allontanarsi. Ma dove cavolo siamo? Tranquilli, se venite con me vi spiegherò tutto. Adesso vuoi dirci chi sei e dove ci troviamo? Io sono Elisa, principessa del regno, sorella del re Alberto e della principessa Ginevra. Questo è il regno di Adastra e si trova in una dimensione parallela rispetto alla vostra. Siamo in una dimensione parallela? Ma com'è possibile? Beh, siamo stati noi ad attirarvi qui, attraverso i sogni... E il ragazzo incappucciato. Esattamente. Ok, ma perché ci avete portato qua? Ogni cosa ha il suo tempo. Ah, devo avvertirvi che qui i vostri telefoni non funzioneranno. Ma non preoccupatevi, le persone che avete lasciato nella vostra dimensione non sanno nemmeno che esistete. Cosa? Nel momento in cui avete attraversato il portale, la gente del vostro mondo si è dimenticata di voi, perché si è creata un'altra dimensione parallela in cui voi non siete mai esistiti.
Quindi siamo stati vaporizzati, come il 1984. No, non dovete preoccuparvi, è solo un effetto temporaneo. Appena tornerete a casa sarà come se non fosse successo nulla. Eccoci, questo è il Palazzo Reale. E lei è mia sorella Ginevra. Benvenuti nel regno di Ad Astra. Mio fratello è impaziente di vedervi. Entrate. Il re vi dirà tutto quello che dovete sapere. Benvenuti. Io sono Alberto, re di Ad Astra. Ma so già chi siete voi. Alex, Greta e Gaia. Per secoli questo regno è stato minacciato da un'entità oscura, un demone senza nome che ha rischiato di distruggere la nostra dimensione. Durante l'ultima guerra il demone è stato sconfitto e rinchiuso in uno specchio. Ma non è bastato, ha giurato vendetta e potrebbe tornare se lo specchio non viene distrutto. E perché non lo distruggete e basta? Non è così semplice, quello non è uno specchio qualunque. Per distruggerlo serve un particolare pugnale impregnato del sangue dei tre prescelti, e quei prescelti siete voi. Cosa? Ma noi siamo solo dei normalissimi ragazzi, non possiamo essere i prescelti. So che può sembrare assurdo, però è così. Siete l'unica speranza per salvare Ad Astra. Comunque, adesso lo specchio è custodito in una delle camere segrete del castello e voi non dovrete provare a cercarlo per nessuna ragione. È molto pericoloso perché se ci si specchia e si guarda negli occhi riflesso, l'animo contenuto nello specchio si inverte con quella di chi lo sta fissando. Quindi, se succedesse una cosa del genere, sarebbe tutto perduto. Ma se la situazione è così grave, perché non avete deciso prima di distruggere lo specchio? Perché nella guerra in cui è stato sconfitto il demone, il pugnale è andato perduto. È stato trovato soltanto recentemente. Inoltre, non avevamo idea di dove fosse. Tieni, portagliela. È assurdo, non riesco ancora a credere che siamo in un'altra dimensione. Ma ho notato una cosa, come mai siete tutti così giovani qui? Nella nostra dimensione si cresce più lentamente. Inoltre a 21 anni si smette di crescere e si rimane così per tutta la vita. Assurdo. Non vorrei essere scortese, ma quanti anni avete? Io ne ho appena compiuti 21, invece Alberto e Ginevra ne hanno 25. Tu e Ginevra avete la stessa età? Sì, siamo gemelli. Fantastico, non vedo l'ora di imparare di più sulla vostra dimensione. Beh, ci sarà il tempo per discutere di queste cose. Adesso è il momento che vi mostro il luogo in cui dormirete. Adesso è meglio che dormiate. Dovete essere riposati. Domani sarà il giorno in cui distruggeremo il demone una volta per tutte. Buonanotte. Buonanotte. Ma perché mi sono fatta coinvolgere in questa storia? Perché dici così, Gaia? Perché voglio tornare a casa. Non voglio che delle persone strambe prendano il mio sangue. E comunque voi cosa ne potete sapere che con sangue non intendono ucciderci? Su, dai, non essere ridicola, Gaia. Potremmo diventare degli eroi. Potrebbe essere l'avventura più grande della nostra vita. Sono d'accordo con Alex. Pensatela come volete. Non so nemmeno se nella nostra dimensione ci sono dimenticati di noi. Chissà come sarà in pensiero la mia famiglia.
Mamma, ieri notte Gaia è uscita da casa di nascosto e oggi le sue cose non ci sono più, penso sia scappata. Chi è Gaia? Chi la conosce? Come che è Gaia? Mia sorella. Michele, smettila di dire stupidaggini. Ma non sto dicendo stupidaggini, Gaia, tua figlia, è scomparsa. Adesso basta, Michele, non è divertente. Ma che avete? Federico, hai visto Gaia? Calma, intanto chi sei? Come chi sono? Sono Michele, il fratello di Gaia. Non conosco nessuna Gaia, mi dispiace. Ma cosa vi prende a tutti oggi? Ma... Ragazzi, è successa una cosa terribile, il pugnale è stato rubato. Non è possibile! Ero così vicino dal distruggere quel dannato specchio! Signora, abbiamo perlustrato quasi ogni casa del regno, ma non c'è traccia del pugnale. Quasi? Quasi non è abbastanza, dovete continuare a cercare! Ma signore, noi... Vi ho detto che dovete continuare a cercare, fate come vi dico! Va bene, signora. Per ovvie ragioni dovrete restare qui più del previsto. Elisa vi darà i vestiti puliti. No, io non lo accetto! Senti, so che non siamo stati molto corretti a trascinarvi qui e a coinvolgervi in tutto questo senza il vostro consenso. Non avevamo altra scelta. Siete la nostra unica speranza. Tu cosa avresti fatto al nostro posto?
Dovete scusare mio fratello. Di solito non si comporta così. Da quando è diventato re non è più come prima. Molto probabilmente per il conflitto con nostra sorella, per la successione al trono. Quale conflitto? Beh, nel nostro regno non si fanno distinzioni tra maschi e femmine, soprattutto per la successione ereditaria. Quindi Alberto e Ginevra, visto che sono gemelli, sono entrambi primogeniti e hanno avuto dei conflitti per questo. Alla fine la corona è andata a lui. E Ginevra non l'ha presa molto bene. Quindi mi stai dicendo che è una sorella e che lei e i suoi figli sono scomparsi andando verso la luce e pensi che io possa crederti? Ma è la verità, ho una sorella che si chiama Gaia e da quando lei e i suoi amici sono entrati in quella porta nessuno si ricorda più di loro. Tu li conosci, ma per qualche strano motivo non ti ricordi più. Ma perché nessuno mi crede? Perché non mi porti nel posto dove sono spariti? Forse mi ricordavo di loro. Quindi mi credi? No, ma mi sembri troppo disperato per scherzare. Andiamo. Ma come fate a stare vestiti così in mezzo alla natura? Sono le tradizioni. E poi qui non ci sono fabbriche, è tutto fatto a mano. Beh, non è il genere di vestiti che indosso di solito, ma apprezzo che siano fatti a mano. Invece a me piace questo nuovo outfit, mi sta davvero bene. Senti Lisa, dato che ci vorrà un po' di tempo per trovare il colpevole e il pugnale, potremmo esplorare un po' il regno, sono curiosa di sapere com'è. Certo, mi sembra un'ottima idea. Aspettate, vado a controllare. Ai! Oh, my God.
È stato divertente. Già, ci voleva proprio. Era da tanto che non ridevo così. Avanti. Ho un telegramma per lei. Grazie. Scusate ragazzi, devo andare. C'è un problema giù al villaggio. Non preoccuparti, ormai sappiamo orientarci bene nel castello. Allora, dopo. Ragazzi, ora che non c'è più nessuno è la nostra occasione per visitare le stanze proibite del palazzo. Ma perché li devi sempre mettere nei guai? Dove vai? Io vado. Alex, non pensarci nemmeno. Vedi che se ci beccano qua dentro siamo morti. Vabbè, visto che Alex deve fare sempre di testa sua. Ragazze, venite a vedere. Che è successo? Non è possibile. Oh, dai, calmatevi, non è colpa mia! Scusate, cosa sta succedendo? Scusi, ma non è giusto che entrate in casa nostra senza che abbiamo fatto niente. Ma infatti, già da me siete venuti più volte, mi sono stancata. Non voglio che mettete in disordine casa mia. Non ho capito tutte queste confusioni. Ma no, è giusto. Non è giusto. Non è colpa mia, sono ordini del re. Se fosse per me non perquisirei nessuna casa. Se queste persone non vogliono che le loro case vengano perquisite, non farlo. Anzi, non è più necessario da questo momento. Va bene. Finalmente. Ce l'ha fatta più. Ecco, questo è il posto. Ma non potevamo venirci prima, si sta facendo a voi. Ma non dovremmo stare qui, non sappiamo neanche a chi appartiene questo posto. È quella porta da dove proveniva la luce, però non riesco più ad aprirla. Cos'è quello? Non lo so. Thank you.
qua. Come mai mi hai fatto chiamare? C'era un'emergenza al villaggio. No, sentite, posso spiegare? Portatela via! Ma ne è sicuro, signore? Arrestatela per alto tradimento! Ragazzi, vi assicuro, non è come sembra! Grazie ragazzi, avete reso un grande servizio da Astra. Non c'è di che. Beh, è stato grazie ad Alex se l'abbiamo scoperto. Io non ci posso credere. Cosa, scusa? Non posso credere che l'abbiate arrestata senza neanche dargli il tempo di spiegarsi. Era solo una spilla, non vuol dire niente. Era sulla scena del crimine, può voler dire solo una cosa. E se stessero cercando di incastrarla? Ma non essere ridicola. E poi chi l'avrebbe dovuta incastrare? Mi stai forse accusando di qualcosa? No, non intendevo dire questo. Bene. Adesso è meglio che andate a riposare. Domani continueremo le ricerche del pugnale. E se restassimo qui ad aiutarti? Sì, dopo tutto ti abbiamo aiutato a trovare il colpevole. Avete ragione. Potreste essermi utili. Restate pure. Io invece credo che me ne andrò a riposare. Ma che ti prende, Greta? Sei diversa. Prima anche tu volevi andare avanti in questa cosa, ora invece evidentemente è cambiato qualcosa. Io non sono diversa. Forse siete voi che vi state facendo prendere troppo la mano da questa storia. Forse in questo diario troverò le prove dell'innocenza di Elisa. Ferma, Antonio! No. E aspettami! L'ho visto prima io, quindi è mio. No, può essere collegato alla scomparsa di mia sorella, perciò mi appartiene. La regola dice, chi trova tiene. Dammelo! No, lascialo! È mio! Guarda quei due che stanno facendo! Oh, guarda! No. Lascialo! Mio! No! Ti sei ricordato di darmi il resto di 5 euro? Allora facciamo così. Ti do 2 euro, no? Noi detto. Ma scusa, perché 2 euro? No, perché sì, perché. Scusa, eh? Antonio! Dammelo! Ragazzi, che state facendo? Basta! Ma si può sapere che cosa hai fatto? Non ti è bastata la punizione di papà dell'altro giorno? Vieni, va. È da un po' di tempo che noto degli strani comportamenti. Alberto non è più lo stesso ultimamente. I miei sospetti mi portano a credere che quello non sia mio fratello e che il demone si sia in qualche modo impossessato del suo corpo. È per questo motivo che ho rubato il pugnale e l'ho spedito nell'altra dimensione. Perché se è davvero come penso, l'anima intrappolata nello specchio è quella di Alberto e il demone ha intenzione di distruggerla. Oh mio Dio. Mi dispiace per quello che è successo. Io non volevo che venissi arrestata. E ora so qual è la verità. Solo che per colpa mia adesso la sa anche il demone. Che significa? Ho trovato il tuo diario e l'ho aperto perché io sapevo che tu non avevi colpa e credevo che all'interno avrei trovato le prove della tua innocenza. Adesso però il diario è nelle mani del demone, quindi per colpa mia saprà che il pugnale si trova nell'altra dimensione. Ormai è tutto perduto. Il demone ha vinto.
Non dire così, possiamo ancora riuscire a sconfiggerlo. E come? Il demone ha sia il pugnale che lo specchio. Ma non hai tre prescelti. E se noi riusciamo a scappare da qui, non potrò distruggere lo specchio perché gli servo io. In realtà non è così. Ho fatto delle ricerche e ho scoperto che non esiste nessun prescelto. Il demone vi ha detto quelle cose solo per convincervi a restare. Perché per distruggere lo specchio serve il sangue di turumani qualsiasi. Cavolo, dobbiamo riuscire a scappare da qui al più presto. Dobbiamo fermarlo. Ormai è troppo tardi. No, non è ancora troppo tardi. Io non penso voi siete colpevoli e non mi piace arrestare nessuno senza le prove. Grazie Massimo, te ne saremo eternamente grate. Povera ingenua, lei mi ha aiutato per tutto il tempo. È grazie a lei che sono tornata attraverso questo corpo. E anche grazie a voi. Grazie a quel diario sono riuscita a trovare il pugnale. Siccome questo ragazzino non l'ha portato dalle guardie, abbiamo preso due piccioni con una fava. Ginevra, che significa? Di che diavolo sta parlando? È la verità, ma io non volevo farlo. Alberto mi ha costretta. È successo tutto dopo la morte di nostro padre, per la questione del primogenito. Insomma, non si sapeva chi di noi due dovesse ereditare la corona. Io e mio fratello abbiamo sempre condiviso le nostre idee, ma ultimamente era come se Alberto non mi considerasse più. Il popolo voleva lui come sovrano e mi aveva messa in secondo piano. Perché mi tratti così? Ormai non sembra neanche che siamo più fratelli. Non è colpa mia, tu ti sei allontanata con la convinzione che io voglia diventare erede ad Astra senza di te. Non pensare che non sia vero. Lo sanno tutti che usi le mie idee a questo scopo. Ero così arrabbiata e la situazione mi è sfuggita di mano. E tu per questo motivo hai intenzione di uccidere nostro fratello? Non ho altra scelta. No! Non avvicinarti! So che sei arrabbiata, ma non puoi lasciare che questa cosa vi separi. Siete sempre stati uniti, siete sempre andati d'accordo. Non rovinare tutto questo.
avanti, fallo! Dai, sbrigati! Alberto! Alberto, sei tu! Alberto! Alberto! Ti giuro, io non volevo! Non avrei mai voluto! È stata tutta colpa di quel demone! È stato un momento di debolezza! Io non volevo che ci allontanassimo! Neanch'io voglio che ci allontaniamo. Alberto! Non è necessario che il popolo scelga uno di noi. Possiamo regnare insieme. Davvero? Io credevo non mi avresti mai perdonata. Sei mia sorella. Certo che ti perdono. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per ciò che avete fatto. Avete salvato la mia vita e quella del mio popolo. In realtà è stato tutto merito di Elisa e Greta. Già. E adesso finalmente distruggeremo il demone. Siete pronti? Sì, siamo pronti. Allora, 3, 2, 1...